Domenica si corre a Pescara con la Maratonina del Mare. Oltre 1000 atleti da tutta Italia parteciperanno all'evento podistico con partenza e arrivo allo Stadio Adriatico. Un evento sportivo che torna con la 7ª edizione dopo 2 anni di stop dovuto alla pandemia e che è rivolto a ogni tipo di atleta, tant'è che è prevista la doppia distanza, competitiva e non, così come le modalità passeggiata e camminata. Finalmente sì, si torna a correre ed è un grosso obiettivo, considerate che abbiamo fatto 1300 iscritti e se fate un attimo un'analisi di quello che è successo in Abruzzo, noi siamo forse la prima gara in assoluto che fa questi iscritti, quindi è un ottimo risultato. Considerate anche che l'85% degli atleti sono di fuori regione, ne verranno molti da Roma, da Napoli, dalle Puglie, quindi abbiamo fatto una gara che è una gara che porta la città di Pescara a una visibilità territoriale e nazionale. Domenica alle 6 c'è la partenza di Silvia Furlani, la disabile distrofia muscolare, e verrà accompagnata da una nostra atleta. Poi alle 9:30 ci sarà la partenza della gara. Gli atleti arriveranno già dalle 7:30 per poter ritirare il pettorale che si ritirerà alla tribuna Maiella. Ci sarà la partenza alle 9:30 della mezza maratona, poi c'è la 10 km, c'è la passeggiata da 6:30 e c'è la camminata da 2,5 km. Abbiamo messo queste altre distanze per dare la possibilità a tutti di partecipare e di coinvolgere un po' tutta la cittadinanza pescarese. Finalmente dopo 2 anni e mezzo a causa della pandemia torna finalmente la Maratonina del Mare, un evento attesissimo. Avremo 1300 persone provenienti da tutto il territorio nazionale e internazionale, runners provenienti dalla Polonia, dall'Ungheria, dalla Francia, veramente un evento importante che va a testimoniare l'importanza della manifestazione tra le gare podistiche italiane.